Un personaggio tagliato di Across the Spider-Verse. Ah. Il bacino di Central Park. L'impianto idrico. Che pompa melma ovunque e dà altrimenti alla coscienza collettiva. Se tutti quei simbionti escono da Manhattan. Addio Terra. Benvenuto pianeta Melma. Il meteorite è la fonte del potere, no? Crea la melma e crea i simbionti. Ma era inutile prima che Harry lo riparasse. E è stato l'acceleratore di particelle a danneggiarlo. L'ha rotto a bassa potenza. E se noi aumentassimo quella potenza? Che ne so, tipo a 1000? Lo distruggeremmo, liberando tutti quanti dai simbionti. In teoria. Ma quel bacino sarà pieno zeppo di simbionti. E di certo Harry non staccherà gli occhi dal suo sasso. È un Green Goblin. A meno che qualcuno non lo distragga. Io. È solo a scopo illustrativo. Harry non è cambiato. Vuole ancora curare il mondo. Un sogno incompleto, senza... Il suo migliore amico. Io posso allontanare Harry dal meteorite. Io posso occuparmi dei simbionti. Mentre io prendo il nostro sasso. Solo a scopo illustrativo. Bene. Accendiamo l'acceleratore. Via i simbionti. Mondo salvo. Poi churros per tutti? In teoria... Pete, Connors ha detto che Harry ha perso il controllo. Se non potrai salvarlo, dovrai... Non succederà. Voi distruggerete il meteorite in tempo. Curiamo il mondo. Facciamolo. Quindi il meteorite è dentro quella cosa. Insieme ad Harry e i suoi amichetti. Tieni. Un aiutino sonico potrebbe servirti. Stanno tutti lì fermi. Cosa stanno aspettando? Sentite, non vi ringrazierò mai abbastanza. Per tutto. Dai, bro. Siamo lo Spider Team. L'unico e inimitabile. Ehi, amico! Starai seduto lì tutta la notte a giocare col tuo sasso? Siamo solo tu e io. Proprio come volevi. Il nostro dono sarà finalmente tuo. C'è solo un dettaglio. Prima devi uscire a prendermi. MJ, ora! Ok, usiamo Mary Jane. Cosa diavolo? Un vicolo cieco. No. Deve esserci un modo. Ah.
facile screscare. Ah, queste! Chiunque ha lasciato Bagnola. Spero stia bene. Che accidenti! Aiuto! Arrivo! Scappo, scappo, scappo. Non me ne vado senza quel sasso. Ouch. Scienza collettiva. Sasso. È solo un sasso. E può distruggere il mondo. Un fappo, esatto. Prendi il fappo. Sono quasi fuori da questo buco. La via d'uscita è oltre l'elicottero. L'ultimo Jedi, Regibotta. Let's go. Su per quella scala e ci sono. Quello grosso? Quello grosso. Non ci posso credere. Ehi, l'ho ferito. Ouch. Buh!
posso credere. Ehi, l'ho ferito. Su. Let's go! Ora diamocela a gambe. Forza, Miles! Sei pronta? Mi sa che il tuo più uno non è invitato alla nostra rimpatriata, Harry! Harry! Sì, è vero. Ed è qui che diventeremo fratelli. Vieni con noi. Ricorda quante ne abbiamo passate assieme! Merda, devo schivarlo. Boom! Ci ha preso schiaffi per 4 anni! L'hai scordato? Eravamo deboli. Ma eravamo uniti! Che sta facendo? Basta! Cazzo! Grosso! Sì, anch'io Cloudcast pensavo mi avrebbe dunkato come un pallone da basket. Via. Ricorda quante ne abbiamo passate assieme! Flash ci ha preso a schiaffi per 4 anni! L'hai scordato? Eravamo deboli. Ma eravamo uniti! Sta spargendo l'infezione ovunque! Venivi a casa mia ogni giorno dopo la scuola a dormirci quando tua madre si è ammalata. Non potevamo vederla così. Quando l'hai persa? Quel giorno sul campo da football! Io c'ero! Ci sono sempre stato! Poi la malattia di nuovo! No! Ci hai abbandonato! Sì, bene o male sì, Corvo Nero. Tu vuoi unirti a noi? Lo sappiamo. Ah!
Vieni, merda. Perché continui a ostacolarci? Non mi hai dato altra scelta! Simbionti, in arrivo! Aiuto! Aiuto! Enrico! Cazzo! Enrico, grazie per il ride! Benvenuti a tutti! Benvenuti a tutti, scusate, mi avete distratto un botto, sono morto subito. Perché continui a ostacolarci? Non mi hai dato altra scelta! Simbionti, in arrivo! Minchia, poi quelli verdi sono più infami! Posso liberarlo con l'antiveno! Capita anche i migliori, Enrico, tranquillo. Non siamo mai stati abbastanza per te o per papà. Vuole solo confonderti, Harry. Vieni sei qua. Il mio migliore amico. Perché non ti fidi di noi? Eccone altri. Mi fido di te, Harry. Non di quella cosa che hai addosso. Noi non siamo una cosa. L'antiveno brucerà un po', Harry. Aspetta. Non volevo fare il capo su di lui. Il mondo insieme a te. Non così. Il meteorite. Ce l'avete tolto. Non
sa che i melmosi non l'hanno presa bene. Oh beh, la colpa è loro. Sarebbe già dovuto essere morto, ma va bene. Portiamo questa roba all'acceleratore. MJ, lo senti anche tu? Bene, vero? È meglio portarlo fuori. Ci penso io a lui. Tu vai! Ah, non posso cambiare il costume. Va bene. Ma da quando ha le ali? Scordati il sasso, bello! Il nostro futuro non ti appartiene! Fidati! Ne faccio a meno! Che parli a tua madre come io a mio padre. Te lo ricordi? Cosa ti direbbe adesso? Che siamo così vicini. Cazzo, questa era... Harry, non deluderò Pete. Lui capirà. E anche il suo sogno. Scusa, Harry, ne ho abbastanza di quest'incubo. Ti farò svegliare. Qui ci vuole il potere blu. Let's go. Kobe. Miles! Peter non ha più bisogno di voi. Ora noi. Fase. Allora. Non lo stai facendo per Pete, ma per te stesso. Sei solo un peso per Pete. Tu ce l'hai rubato. Rubato? Ma che diamine stai dicendo? Nella foresta, noi non dimentichiamo. Harry, quello è il simbionte che parla, non sei tu! Eri invidioso, per questo ci hai separati. Sì!
Sì, può essere! Ma Fit era fuori di sé! Pensi di essere migliore di noi? Non è vero! Non importa chi è migliore! È solo che ti preferisco senza l'alieno svitato! Odiami pure, non mi importa! Ti aiuterò lo stesso! Ti ho tarpato le ali! Ora non te ne accorgi, ma noi due ci assomigliamo! Finiamola qui! Let's go! Ridammi indietro il mio amico! Noi siamo il tuo amico. Che mi succede? Tieni duro, Harry! Ti prego, non farlo. Lascialo stare! Prego!
Morirò. In ogni caso. No, no, no. Abbiamo ancora tempo. No, non è vero. Lui li ucciderà. E poi ucciderà anche te. Curiamo il mondo, Pete. Insieme. Voglio bene. Già. Mi dispiace. Mi dispiace. Fatemi spazio. Non so che succederà, ma devo provare. Ti porto in ospedale.
Harry. Polso debole. Muoviamoci. Che cosa hai fatto? Cosa gli hai fatto? Mi spiace tanto. Aspetti, vengo anch'io. Ci sono tracce di attività cerebrale, ma le possibilità che si riprenda sono scarse. Tenetelo in vita. Quando due polo a collo alto non bastano. Norman. Tutti con quel vetro se la prendono con il bastone. Perché? Perché? Il siero G. Preparatelo. Negli ultimi anni, questa città ha sfiorato più volte la tragedia. Ma abbiamo stretto i denti, superando malattie, crimini, disastri. Siamo stanchi, tesi, stressati, spenti. Ma non abbiamo perso la speranza. La città deve ancora guarire. Non vediamo l'ora di tornare alla normalità. Ma che cos'è la normalità? E se ormai non esistesse più? Nell'ultima mezz'ora ho spiegato come questi eventi mi hanno cambiata. E voi invece? Nelle prossime puntate parlerò con chi questa città la vive. Esplorerò nuove tendenze, nuove abitudini, nuove idee, sensazioni. Spero che vi unirete al mio viaggio. Io sono Mary Jane Watson e state ascoltando La Nuova Normalità. E la prima è fatta. Bene. Non lo so. Oh, le servo? Aspetta, voglio farti vedere una cosa. Ok. No, coso, è che hanno la melassa. Le prendo io. Chiedo a PTC di MJ, Katia Sorrentino. Grazie ancora per la donazione. Hai parlato a Miles di... No, no.
Sei pronto? Miles, volevo parlarti di una certa cosa. Cioè, non è che non parliamo, parliamo un sacco ed è bello parlare. Le belle chiacchierate. È che non ti ho mai parlato di ciò di cui avrei dovuto parlarti. Pete. Ok, ricomincio. Ho capito. Tutto quanto. Sii solo Peter Parker per un po'. Sicuro, è una città grande. Ce la farò, ok? Purché posso chiederti dei consigli. Non ti servono. Non ora, forse, ma prima o poi. Sono qui per te, sempre. Fratellone. Ci si vede. Questo non fanno Miles Morales 2, io veramente... Secondo me vanno direttamente a Spider-Man 3, dove il protagonista è Miles. E un'altra cosa, bisogna aspettare la scena post-credit per parlarne a dovere. Comunque sì, ci si deve aspettare un Goblin nel prossimo capitolo. Più che altro ho un dubbio, maturo una dubitazione, ovvero... Ma se il meteorite è stato fatto esplodere, quindi tutti i simbionti sono spariti, come la gestiamo con Carnage? Perché ci hanno teaserato la presenza di Carnage, grazie Time to Dice, benvenuti a tutti, grazie per i dai. Cioè, dovrebbe comparire Carnage, ma se sono spariti i simbionti, come fa a comparire Carnage? Spero abbiano un buon motivo, una buona motivazione, oppure che... Il momento in cui compare Carnage, diciamo, è ambientato prima della distruzione del... Per me Venom non è sparito. No, secondo me è ancora in circolazione. Io spero che Venom non sia sparito, perché a me un Venom Eddie Brock piacerebbe veramente tanto vederlo. Fighissimo sto Venom, ma voglio il Venom che ce l'ha con l'uomo ragno. Proprio ho bisogno di quel Venom anni 80-90 che è proprio all'odio... incarnato per Peter Parker. Non che vuole unisciti a me, guariamo il mondo. No, io ho bisogno di Eddie Brock che gli sta sul cazzo Peter e al simbionte pure per tutto quello che gli ha fatto, e insieme cercano di ammazzare l'uomo ragno. E poi qualcosa succede e abbiamo il Venom protettore letale, quindi il Venom che decide di essere vigilante. Però perché Brock dovrebbe avercela con Peter in questo universo? Non lo so! Non lo so! Anche perché non l'abbiamo visto Eddie Brock in questo universo, quindi si possono inventare quello che gli pare. Certo che voglio le botte violente con Venom. C'era anche Kingpin? No, quello lì era... non Tombstone. Sì, era Tombstone. Comunque che bello, molto, molto emotivo queste ultime scene. Eh sì, Corvo Nero, Miles gli permette di andare un attimo in pensione. A questo punto testate anche i cosmetici su Harry. Lei è contraria a testare i prodotti sugli animali? Sì, certo. E se fossero prodotti per gli animali? Comunque la doppiatrice di MJ è Katia Sorrentino. Ragazzi, vi ricordo che c'è... lei è candidata come migliore voce all'interno di un videogioco alla Musa d'Oro, che è un premio nazionale del doppiaggio. Quindi se vi è piaciuto Spider-Man, per premiare
diciamo, lo sforzo collettivo di tutti noi, tutti gli attori, i direttori, i fonici e i traduttori, andate a votare Katia perché se lo merita. Grazie mille comunque per i complimenti al doppiaggio e sono molto fiero della crescita che ho avuto, cioè se mi sentite nel primo Spider-Man e in questo Spider-Man c'è una certa differenza e a me piace troppo come ci parliamo io e Jacopo, cioè nel senso all'interno del gioco Miles e Peter si parlano. Non sembriamo stati incisi in due momenti diversi, quindi molto importante. Iapo non ha risposto, vero? No. La nascita di Carnage è dovuta a Venom? Non esattamente. Cletus Kasady e Eddie Brock erano rinchiusi insieme a Belle Reve, se non sbaglio. E quando Eddie Brock evase di prigione, un pezzo del simbionte rimase indietro, rimase attaccato a un muro, e quando Cletus Kasady, che si stava tagliando così per passare il tempo, lo ha toccato, il simbionte si è mischiato al suo sangue ed è diventato Carnage. Non porterei di nuovo Hearthstone, non credo presto, per niente. Doc Ock. Che cosa vuoi? Gli Spider-Man. Tu sai chi sono. Non è vero? Perché? Hanno rovinato mio figlio. Bene. Tutti dobbiamo soffrire, prima o poi. Anche tu, Norman. Che cosa scrivi? Un saggio sui cazzi miei, Norman. L'ultimo capitolo. Qui. Va bene. Ehi, lì, ciao. Hai fame, spero. È quasi pronto. Perché non le mostri il tuo saggio? Ci ha lavorato un sacco. Non era su Garfield e Vegeta, era su Garfield e Naruto. Sirius. Un tizio di Harlem. Magari l'avrei visto in giro a fare volontariato, ad aiutare la madre consigliera, a seguire le orme del padre eroe. Sì. Quel...
Grazie. Grazie per il ride. Già. Quella è la sciarpa che le ha regalato lei in Miles Morales. Miles, Ailey, questo è Albert. Oh, ciao. È un piacere conoscervi. E questa è mia figlia, Cindy. Poi.